Sì, grazie Presidente. Il 30 settembre l'ASL di Lecco ha sospeso i prelievi ematici domiciliari a chi non sia stato riconosciuto invalido al 100% e con indennità di accompagnamento. Alla drastica decisione si è arrivati, dicono dall'ASL, sulla base di una deliberazione della Giunta regionale, la DGR 4610 del 2012, che stabilisce appunto che per contenere i costi a sanità taluni servizi vengano erogati esclusivamente a coloro che sono portatori di invalidità al 100% e provvisti indennità di accompagnamento. Ne consegue chiaramente che tutti gli altri pazienti, anche se effettivamente impossibilitati a recarsi presso gli ambulatori, quindi gli allettati, i polifratturati, persone gravemente debilitate, dovranno provvedere autonomamente pagandosi presumibilmente la prestazione di un infermiere privato. Però vediamo cosa dice questa deliberazione. Questa deliberazione parla di determinazioni in ordine alla rete di cure palliative e alla rete di terapia del dolore in Regione Lombardia, in applicazione della legge 38 del 15 marzo 2010, disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, che ci sembra quantomeno non attinente a quello per giustificare una delibera che sostanzialmente sospende la gratuità e il servizio ADI a persone che non sono in grado di deambulare. Volevo anche ricordare che solo i cittadini che hanno il codice di esenzione IC14, che viene dato nella prescrizione del medico di medicina generale, possono accedere ai servizi prelievo del sangue al proprio domicilio. E sul sito di ogni ASL regionale viene informativa per l'assistito su come attivare i prelievi domiciliari, che possiamo così riassumere. Per avere prelievo a domicilio bisogna essere in condizioni di non trasportabilità o nell'incapacità di deambulare, avere la prescrizione del medico di medicina generale e scegliere l'ente gestore dell'ADI. Quindi diciamo che c'è una scaletta già precisa e si va incontro delle persone che vivono una difficoltà effettiva, quindi possiamo escludere furbi e quindi andare a tagliare su persone che già sono in difficoltà ci sembra quantomeno inappropriato. Chiediamo quindi alla Giunta se è al corrente la situazione che si è creata all'ASL di Lecco, se sono in contatto con la direzione generale dell'ASL per capire quali sono le ragioni che hanno generato questa condizione e per decidere come rimuovere le cause che hanno visto ricadere sui pazienti e sui loro familiari le conseguenze di questo disservizio e quali provvedimenti pensa di attuare la Giunta nei confronti ADG dell'ASL di Lecco, considerato il fatto che sono venute a mancare competenze alle loro preposte. Quali appunto i controlli sulla quantità e la qualità delle prestazioni erogate, anche prescritte dai medici di medicina generale. La ringrazio, consigliere Violi. Assessore Cantù, prego per non più di 5 minuti. Grazie Presidente. In riferimento all'interpellanza che mi è stato detto solo ora di trattare, data la prevalente natura sanitaria delle questioni poste, ma d'altronde in fieri una discussione fra gli assessorati sulla diversa caratura da attribuire alla valutazione degli obiettivi 2015 delle ASL, utile a prevedere una specifica area sociosanitaria integrata secondo l'allegato A della DGR 2989 del 23 dicembre scorso, portante le regole di sistema del corrente esercizio e quindi atta a rendere propriamente quella che è la verifica delle attività rilevanti, quali l'assistenza domiciliare, la cronicità, la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, le cure palliative. Preciso che per quanto mi riguarda i risparmi non devono essere fatti sulle attività prestazionali, come più in generale sugli interventi sanitari e sociosanitari da assicurare all'utenza, ma debbono essere frutto di una marginalizzazione delle inappropriatezze. È un mio cavallo di battaglia che non mi stancherò mai di ripetere. Quindi mi pare che l'attuale platea dei destinatari cui l'ADI è rivolta non debba essere in alcun modo ridotta, ma potenziata, secondo l'effettivo bisogno espresso. La stessa ASL ci ha informato che quanto evidenziato nell'interpellanza è stato fin qui garantito e che alla base delle segnalazioni c'era un articolo di stampa locale che era sicuramente fuorviante. E a onor del vero non risulta agli atti nessuna specifica lamentela di utenti del territorio di competenza dell'ASL di Lecco. Ricordo che il servizio ADI è stato pensato e realizzato per tutte le persone in situazione di fragilità, caratterizzate fra l'altro
dalla presenza di una situazione di non autosufficienza parziale o totale, temporanea o definitiva. Ritengo doveroso precisare altresì che i controlli in materia di appropriatezza pertinenti alle attività di medicina territoriale ed ospedaliera saranno elementi qualificanti di valutazione delle performance delle ASL e quindi come tali saranno dirimenti a salvaguardia dei diritti di salute e di fragilità dei cittadini lombardi. Grazie. La ringrazio, assessore Cantù. 3 minuti per la replica, consigliere Violi. Io non voglio entrare in merito alle disquisizioni tra assessorati e questioni che non riguardano questa, anche se è sempre interessante, che non riguardano questa interpellanza. Al fatto che sia fuorviante un articolo di giornale può accadere spesso, ma quest'ASL non può attaccare solo il giornale, perché noi siamo andati sul campo, siamo andati a vedere dove c'erano i cittadini in attesa, siamo andati a parlare con i cittadini che hanno avuto queste problematiche, quindi probabilmente a loro non risulta la problematica, ma a noi risulta. Io spero che a questo punto, con le regole di sistema, questo problema sia superato. Verificheremo ancora una volta se è stato superato, e sono invece soddisfatto per quella che è la visione dell'assessore, dove dice: noi, la nostra intenzione è addirittura di aumentare e non di ridurre l'assistenza domiciliare alle persone che non sono in grado di deambulare, non sono autosufficienti, quindi sono in grave difficoltà. Grazie.